Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ci vediamo un po' di più questa settimana perché è una settimana concitata, quindi è giusto così. Mauro Caimi qui con voi. Vi avevo promesso di farvi vedere come utilizzo i miei due indicatori che posso definire cosiddetti indicatori di analisi fondamentale, che sono il Wealth Accumulation Index, un indicatore proprietario, l'ho inventato io, che prende a riferimento quelle che sono le balene, cioè i top 100 wallet più zeppi di Bitcoin di tutta la rete blockchain, e poi utilizzo le transaction fee e degli indicatori legati invece al mining dei blocchi di Bitcoin. Come utilizzo questi due indicatori per capire se un trend in atto è sostenibile? Sostenibile significa che il mercato dice ok, mi va bene così. Come faccio utilizzando questi due indicatori? Lo vediamo in questo video. Ma prima di andare nel vivo del video in questione, io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete i miei video dove lo ritenete interessante, scrivetemi nei commenti quello che pensate e come sempre un pollicione in su. Andiamo adesso a spostarci sul grafico, ragazzi, perché volevo mostrarvi graficamente sia il VAI con i nuovi aggiornamenti, sia le transaction fee per farvi capire come ragiono quando devo analizzare questi indicatori. Non c'è una tecnica di natura quantitativa in questo caso, quindi cosa significa? Non andremo a vedere dei numeri che ci dicono ipercomprato, ipervenduto, vi faccio un esempio, ma andremo a ragionare. Quindi open your mind. Occhi puntati sul grafico, ma è molto semplice, non vi preoccupate, io semplificherò il più possibile questo tipo di ragionamento. Bene, siamo su una pagina web, quella che utilizzo molto spesso, la guardo a dire la verità durante la giornata, ragazzi, per fare delle analisi. Quella che stiamo vedendo in questo momento è una pagina di btc.com, di statistiche del mining. Btc.com è un sito di Bitmain, ragazzi. Allora qui troviamo tutte le statistiche relative al mining dei blocchi di Bitcoin. Poi qui vedete c'è BCH, per esempio, questa è la borsa di BCH, quello che sta accadendo, i blocchi che vengono minati, il timing, il reward, e qui ad esempio quella di Ethereum, ragazzi, insomma, ce ne sono tanti, block explorer e quant'altro. Allora, quella che utilizzo è questa perché è molto semplice, insomma, la trovo assolutamente elementare, quindi molto semplice. Andiamo a vedere invece dove trovare questo indicatore della transaction fee. Allora, dovete andare qui nella menu stats, che sono statistiche. Intanto qui, ragazzi, vedete, trovate una serie di statistiche incredibili, molto utili se fate mining. Per esempio, qui abbiamo la distribuzione per le varie pool, e poi insomma i block size, le versioni, e poi abbiamo alcuni address richest. Ecco, questi sono tutti alcuni indirizzi dei wallet che potete anche utilizzare se vi servono queste informazioni. Qui abbiamo invece il grafico della difficulty. Guardate un po', guardate un po', vi ricordate quello che stava succedendo dopo il crash del mercato nell'anno 2018? Guardate che botta che ha avuto la difficulty di Bitcoin, che è crollata proprio a causa di questo ribasso degli ultimi mesi. E poi qui è quello che a noi interessa, guardate, transaction fee. Ok, andiamo qui sulla transaction fee, e quello che vediamo sono gli ultimi 90 giorni. Poi qui c'è quello history, che lo utilizzo anche per fare alcune tipologie di analisi, ma quello che mi interessa soprattutto, perché guardo sempre un po' al breve, ragazzi, breve relativo, ma comunque al presente, perché è quello che ci interessa se fate trading, è questo grafico, quello che vediamo qui. Allora, quello che è successo intanto è un incremento delle transaction fee. Cosa sono le transaction fee? In maniera molto semplificativa, sono le commissioni, le fee che si pagano per mandare i Bitcoin da un wallet a un altro wallet. Questi sono in media, ragazzi, e sono in media per unit calcolata di Bitcoin. Quindi voi, per esempio, qui vedete che abbiamo tax fee per day pari a 125, significa un Bitcoin, 25 in ogni blocco. Questo significa che per ogni blocco di Bitcoin minato, ragazzi, trovate
un Bitcoin e 25 che sono le fee complessive. Ok? Questa è la logica che viene utilizzata per creare questo indicatore. Andiamo a capire cosa ci serve perché il numero, come vi ho già accennato, non è importante perché questa non è un'analisi di natura quantitativa, ma è qualitativa, quindi ci interessa la forma. Allora, intanto quello che vediamo è che questo livello di transaction fee, che è intorno più o meno a 30, quindi 0,3 Bitcoin per ogni blocco, ragazzi, è la sua naturale media. È la naturale media della blockchain quando lavora nel modo più comune. Quindi in ogni blocco si trovano più o meno 0,3 Bitcoin di fee. Ed è quello che vediamo anche qui, vedete, ragazzi? E nello storico noi riusciamo a capire che effettivamente questo livello è un livello corretto nella sua media. Poi ha avuto sempre dei rialzi e dei ribassi, però nella media quando arriviamo a questo livello di transaction fee, cosa significa? Qui interviene la logica del trader, ragazzi, significa che il mercato è stabile. Significa che il mercato non pensa che ci sia movimento, significa che i volumi, quelli veri in questo caso, sono nella loro normalità, quindi i volumi di scambio, quelli dei Bitcoin scambiati sono nella loro normalità. Questa è un'informazione importante perché ci dice che da un punto di vista di livello di prezzo, grandi flussi in entrata e in uscita non ce ne sono. Questo significa tutto è nella media, quindi nella stabilità del progetto. Ben diverso il discorso quando iniziano queste fasi qui. Guardate che è successo qui quando la transaction fee inizia a decollare, per esempio ad aprile. Quindi nell'inizio di questa fase rialzista, qui eravamo intorno ai primi del mese di aprile, ragazzi. Vedete? Dai primi del mese di aprile il mercato ha iniziato un incremento enorme delle transaction fee. Poi qui c'è stata una fase di ribasso, una ripresa, una fase di ribasso. Ora siamo qui. Nelle fasi di transaction fee avvengono due cose così elevate, avvengono due cose. I mercati possono impennare al rialzo o scendere pesantemente. E questo perché sono incrementati molto i volumi di scambi veri dei Bitcoin, quindi Bitcoin che entrano e escono dal mercato. Quello che ci indica in questo caso è un incremento dei movimenti di mercato. Questo lo dovete analizzare così, ragazzi. Poi il grafico vi indicherà se siamo andati su o siamo andati giù, quindi in questo caso questo incremento del movimento dei mercati è stato un up perché c'era il trend rialzista di Bitcoin. Ma se io voglio capire, per esempio, se questo trend è sostenibile, ragazzi, cosa devo fare? Guardando questo tipo di indicatore, faccio questo, vedo che in questo momento storico, guardate qui, in questo momento storico, le transaction fee sono molto alte. Ciò significa che ancora i giochi sono in essere, non sono stati fatti, cioè non sono finiti, perché se i giochi fossero finiti, noi ragazzi tornavamo quantomeno a questi livelli, magari non subito qui nella fase media, quindi nella stabilità, diciamo così, ma tornavamo quantomeno nelle fasi di minimo. Invece guardate dove siamo. Questo cosa ci sta indicando oggi, in questo momento? Che è possibile, per quanto riguarda l'analisi fondamentale, che il mercato di Bitcoin faccia ancora ampi movimenti. Questo non sappiamo poi se siano movimenti al rialzo, quindi ancora up, oppure un short che magari ci riporta il mercato a valori più normali, chiamiamolo così, in termini di prezzo. Quello poi sta all'analisi tecnica a indicarcelo quando guardiamo il trend. Ma l'analisi fondamentale che utilizzo io, quindi questo indicatore, mi sta dicendo in questo momento che i giochi sono ancora in essere. Ed è un'informazione importantissima, ragazzi, perché questo trend è sostenibile al momento il mercato ci dice che il trend è stato sostenuto comunque da movimenti sicuramente, ma allo stesso tempo non ci dice che il mercato ha accettato questi prezzi come stabili, perché altrimenti saremmo di nuovo rientrati qui o comunque avremo un trend ribassista delle transaction fee. Invece in questo caso transaction fee sono addirittura in un trend leggermente rialzista, un po' diciamo barra, chiamiamolo così, ma l'indicazione che ne ottengo è
Attenzione perché il mercato non è ancora sui suoi prezzi stabili, quindi è possibile che questo trend possa addirittura perdurare, ragazzi, per alcuni per altre settimane, o semplicemente rientrare con magari ribasso a livelli più normali. Perciò, se guardate la sostenibilità di questo trend, in questo momento questo indicatore vi dice che il trend in questione è sostenibile, ma ancora non siamo nella normalità, quindi può essere che i mercati ritorneranno a prezzi più stabili. Ok? Altro indicatore che vado a controllare sempre, ragazzi, per fare le mie analisi è questo Accumulation Index, il mio indicatore che riguarda invece le balene. E cosa ci dice in questo caso? Diciamo, collego a quello che avete visto prima. Quindi, prima l'indicatore di prima mi dà l'indicazione di mercato che è stato sostenuto per questo trend, ma attenzione perché non è finito. Quindi non siamo in una fase di prezzo che è normalizzata, quindi potremmo ancora salire o scendere improvvisamente. L'altra cosa che invece mi dice il Wealth Accumulation Index è, guardate, questi sono i movimenti, ragazzi, quanti Bitcoin sono presenti nelle balene, nei portafogli delle 100 più grosse balene esistenti e come si muovono i loro Bitcoin, quello che fanno in sostanza, guardate qui che cosa sta succedendo. Guardate, diciamo, vediamo se riesco a farvi qualche disegnino. Guardate cosa sta succedendo in questa fase qui. Guardate un po'. Perché è un movimento, ragazzi, un movimento assolutamente molto volatile che conferma pienamente quello che abbiamo visto anche sulle transaction fee. Cioè, le balene, anche loro, vanno su e giù un po', vendendo, comprando e facendo dei movimenti abbastanza importanti per quanto riguarda i loro Bitcoin. Quindi volatilità e si vede, ragazzi, guardate come va, non è certamente stabile come era qui, guardate, ok? Poi un'altra cosa che è fondamentale capire è la pendenza di questo indicatore, che è molto utile, ad esempio il trend. Allora, in questo caso il trend di questo indicatore è leggermente ribassista, sì, ma diciamo che in questa fase è un po' più stabile, un po' in barra di congestione. Al di là dei movimenti e della volatilità, vedete, è fisso più o meno intorno a questa quota. Questo tipo di valore è più o meno stabile, oscilla all'intorno, mi dà invece un'altra indicazione che posso valutare ed è esattamente questa. Le balene hanno sostenuto questo rialzo perché intanto non hanno utilizzato questi prezzi per venderli, almeno non al momento, e quindi non sono usciti dal mercato le balene, ragazzi. Questo significa che questo trend finora in atto è stato sostenuto, quindi non è un trend che probabilmente mirerà a virare in maniera radicale, quindi intendo a cambiare in un trend ribassista da un punto di vista di medio periodo nell'immediato, almeno questo è quello che abbiamo oggi dal VAI. Poi il VAI viene aggiornato giorno per giorno, ragazzi, vedete che soltanto oggi sono stati venduti 20.000 Bitcoin da parte delle balene, quindi questo lo fanno quando insomma, gli interessa in generale, ma utilizzando sia il VAI sia le transaction fee abbiamo queste indicazioni che sono assolutamente importanti. Bene, allora tiriamo sulle conclusioni. Vi ho fatto vedere come utilizzo questi due indicatori come analisi fondamentale per capire la sostenibilità del trend. Adesso buttiamo giù la conclusione definitiva. È sostenibile o meno il trend di Bitcoin che abbiamo avuto? Dalle indicazioni che noi abbiamo in questo momento la risposta è sì. È sostenibile il trend che possa continuare a crescere? Sì, perché da una parte abbiamo le transaction fee, ragazzi, che non sono rientrate sulla stabilità, perché se le transaction fee erano rientrate sulla stabilità, allora potevamo pensare che i prezzi magari di equilibrio erano raggiunti e quindi potevamo stare, insomma, su una barra di congestione. E nello stesso tempo il VAI indica che le balene si stanno muovendo, ma sostanzialmente non vendono i loro Bitcoin, almeno non in questo momento, anche se oggi ho avuto questi meno 20.000 Bitcoin. Ma al contempo significa anche un'altra cosa, che i giochi ancora non sono fatti. Li abbiamo visto per il primo indicatore, transaction fee, i giochi non sono fatti, quindi non c'è stabilità. Perciò
Questo trend può continuare, ma non siamo in un'area di tranquillità, non siamo in un'area di stabilità. Ciò significa che c'è movimento, c'è volatilità, perciò è anche possibile una riduzione dei prezzi anche abbastanza corposo, magari nell'immediato. Quindi entrambe le due variabili sono possibili, ragazzi. Se questi valori andranno a convergere magari su livelli più medi, entrambi questi indicatori nei prossimi giorni, probabilmente assisteremo ad una stabilizzazione del prezzo. In questo momento i mercati sono in grande fermento. E questo trend è stato sostenuto dalle balene che non hanno venduto. È vero che non hanno comprato, ragazzi, ma le balene non comprano quando i mercati salgono. Inutile che ci dilunghiamo su questi argomenti. L'importante è che non vendano, ecco, questo è fondamentale. E poi dalle transaction fee abbiamo visto che effettivamente sono avvenuti dei flussi sulla blockchain, quindi degli scambi. E se ci sono stati questi scambi, probabilmente stanno facendo qualcosa anche loro, si stanno muovendo anche loro. Quindi questi sono gli indicatori che io utilizzo, ragazzi, sono quelli che ritengo più validi e semplificativi. Ce ne sono tantissimi altri che potete utilizzare, però, come sempre sapete, poi andiamo a confondere le idee. Alla fine dobbiamo fare una valutazione di stile, una valutazione più qualitativa, non quantitativa, di quello che sta avvenendo. Dovete un po' saper leggere il grafico. Se siete dei trader, capite quello che sto dicendo e poi riuscite a ottenere delle informazioni che sono rilevanti e hanno una grandissima valenza. Allora, transaction fee e il vai. Bene, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e domani abbiamo il webinar alle ore 18, ok? Vi aspetto tutti. Ciao!